Se siete dei grandi appassionati di scommesse sportive, il Mago del Live è quello che fa per voi. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minorenni e che dovete giocare senza esagerare. Link in descrizione. Non c'è la Serie A e voi direte che cosa ci faccio? Col foglietto in mano, ragazzi miei, ovviamente, visto che me l'avete chiesto in 375.000 con 80.000 quasi iscritti, non so com'è possibile, ma facciamo i pronostici delle qualificazioni ai mondiali, visto che c'è Spagna-Italia, visto che l'Italia, qualora dovesse vincere con la Spagna, sorpasserebbe la Spagna e se quasi qualificherebbe ai mondiali. Euro? No, Russia. Perché Euro? Russia 2018. Vai casi, che è meglio, va. Ciao, bella a tutti, a Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video perché il Gabone cercherà di darvi delle scommesse, o meglio delle dritte, per quanto riguarda le qualificazioni ai mondiali. Ovviamente prenderemo in considerazione tutte le partite di sabato, che dovrebbe essere, in realtà è ieri, però dovrebbe essere oggi perché il video lo pubblico domani, avete capito? Vabbè, comunque sia, dovrebbero cominciare a giocare dalle 18, quindi ci avete tempo di scommetterle e le partite si susseguiranno fino alla sera inoltrata. Cominciamo da Albania, Liechtensteiner. Allora, dovete sapere una cosa: sicuramente le scommesse che riguardano le partite delle nazionali, soprattutto non in amichevoli ma in competizioni serie, sono veramente molto difficili da prendere. Però, e dico però, le quote sono molto appetibili. Per cui ad Albania Liechtenstein vi vado a ricordare la classifica: Spagna 16, Italia 16, Albania 9, Israele 9, Macedonia 3, Liechtenstein 0 punti. Per questo motivo il Gabone pensa che dovrebbe essere una partita abbastanza a senso unico, in cui l'Albania appunto la farà da padrone e potrebbe uscire fuori un over 2,5. La quota totale dell'over 2,5, quindi 3 o più reti in totale nella partita, è 1,40. Ragazzi, piazzatela, perché insomma, mo vedrete, ci stanno cose veramente interessanti. Finlandia-Islanda, ragazzi, io la zompo, anche perché volevo giocare l'X2, non mi sento il 2 perché comunque è data una quota abbastanza importante. E X2 viene dato troppo basso, 1,10 se qualcuno vuole mettere, ma io non lo metto perché ci stanno delle quote molto più importanti dopo. Georgia-Irlanda, allora, vediamo un attimo la classifica che vede Georgia, dove sta? Ecco, allora, Serbia 12, Irlanda 12, Galles 8, Austria 8, Georgia appunto 3 punti, Moldavia 2 punti. Che cosa significa praticamente? Che l'Irlanda da prima in classifica, se prima appaiata con la Serbia in classifica, se si vuole confermare, deve cercare di battere la Georgia che ha solo 3 punti. Il 2 viene offerto a 1,68, secondo me, è una quota molto interessante, motivo per cui ce lo vado a piazzare e andiamo avanti con Serbia Moldavia. Allora, per quanto riguarda Serbia-Moldavia, sempre prima in classifica appaiata, però in realtà è prima la Serbia, scusa, mamma mia, non sto più a parlare, credo per differenza reti, deve appunto giocare con la Moldavia che è ultima con 2 punti. Io penso che un over 2,5 dovrebbe essere l'alternativa migliore, la Serbia sicuramente farà la partita e viene offerto a 1,62. Andiamo avanti con Croazia-Kosovo e ripetiamo la classifica, non l'ho detta ancora? No, non l'ho detta. Croazia prima a 13 punti, Islanda appaiata a 13 punti prima in classifica, Turchia-Ucraina 11, Finlandia-Kosovo 1 punto. Che cosa significa? Stesso identico discorso per Serbia-Moldavia, ma in questo caso mettiamo un over 3,5, perché l'over 2,5, ragazzi, nel bookmaker in cui ho visto non viene quotato. L'over 3,5 quindi significa almeno 4 o più reti in totale, viene quotato a 1,50. Però ragazzi miei, la Croazia insomma non credo abbia difficoltà a capitalizzare tutte le occasioni che gli capiteranno e a buttare in rete 4 o più gol. E fu così che vinse 1-0, ma ce ne frega niente ragazzi, perché il gioco è fatto di rischi e io ho deciso di correre questo rischio. Galles-Austria, qua cominciano le partite, o meglio le scommesse più difficili. Non è facile, ma ci proviamo ragazzi miei. In Galles-Austria, vi ripeto la classifica: Galles e Austria sono appaiate a 8 punti. Se vogliono cercare di fare qualcosa,
devono assolutamente entrambe vincere per scalare la classifica. Secondo me un gol entrambe le squadre segnano, quotato a 2,10, non è probabile perché il no goal è dato a meno. Però ragazzi, io mi sento di volerla rischiare, perché non si sa mai, il Galles è una squadra che a livello offensivo, insomma, la conosciamo tutti, ma l'Austria dal canto suo potrebbe dire la sua. Quindi gol entrambe le squadre segnano, andiamo a Israele e Macedonia e ricordiamo la classifica, perché dove sta? Aspetta un attimo. L'Israele ha 9 punti, la Macedonia, Israele quarto, o meglio appaiato secondo, a 9 punti con l'Albania, Macedonia ha soli 3 punti, penultima in classifica. In questo caso, ragazzi miei, l'1 viene quotata 1,52, io ce lo metto tranquillo tranquillo, e fu così che vinse la Macedonia, ma come al solito a noi non ce ne frega niente, tanto o vinci o perdi. Spagna-Italia. Spagna-Italia, ragazzi miei, è una partita veramente molto difficile, ma altresì molto importante e per la Spagna e per l'Italia. La Spagna ha la differenza reti dalla parte sua, quindi l'Italia dovrà cercare in tutti i modi di fare la partita. Non sarà facile perché sappiamo, insomma, che la Spagna è un avversario ostico, però 16 punti pari, l'Italia ha la caratteristica principale, diciamo, che è quella appunto di cercare di fare gol. Là davanti c'ha giocatori importanti, Belotti, Insigne, Immobile, quello e quell'altro. La Spagna sicuramente farà qualche altra cosa. Tradotto di che sto a parlare? Gol entrambe le squadre segnano, addirittura nel bookmaker in cui ho visto io, quotato 2,20, ragazzi. Il no gol ovviamente è meno quotato e più probabile, ma noi amiamo il rischio e quindi ce lo andiamo a piazzare. Ultima partita e stesso discorso con il gol entrambe le squadre segnano, questa volta quotato a 2, Ucraina-Turchia. Vi ricordo la classifica, allora la Turchia e l'Ucraina sono appaiate seconde barra terze in classifica a 11 punti e le prime in classifica sono Croazia e Islanda con 13, quindi se vogliono fare qualcosa, insomma, stesso identico discorso di prima, sicuramente cercheranno di scorticarsela e non poco. Gol entrambe le squadre segnano a 2, ovviamente non è la quota favorita, il no gol sarà dato, ma non mi ricordo, pensa 1,60, dovrebbe essere quello più probabile, ma noi abbiamo il rischio anche in questo caso e ce lo andiamo a piazzare. Detto questo però, ragazzi miei, giocandole tutte, tutte quelle che vi ho detto, esce una quota totale di 80, è tantissimo, quindi vi consiglio di selezionarle. Non lo so, dipende da quanto volete vincere, se ci mettete 5 euro, secondo me anche una quota di 20 o 30 vi dà la possibilità di triplicare la vostra puntata. Poi se volete rischiarle tutte, io non lo so fino a che punto, ma probabilmente alla fine ci metto un euro e rischio di vincerne 80. Magari ce ne metto 2 o 3, 8, 16, 24, 240 euro con 3. Vabbè, vedete voi ragazzi miei, ve lo ripeto, non è facile, soprattutto i gol entrambe le squadre segnano sono un rischio, ma visto che sono nazionali e non è Serie A, io mi sento di rischiarla, perché comunque non è che uno vede le nazionali tutti i giorni e può capire bene quello che può succedere, si gioca a calcio per cercare di fare gol, quindi speriamo che ne avvengano parecchi, perché così insomma becchiamo la schedina, qualora non ci riuscissimo, pace è fatta e se ne riparla in Serie A. Quanti like prossimi pronostici nazionali? Almeno 3000 like. Se arrivano, ragazzi miei, alle prossime nazionali li rifarò ancora una volta, altrimenti la serie pronostici nazionali si chiude qui. Lasciate un mi piace su questo video, arriveranno tanti, tanti, tanti contenuti sul mondo del calcio. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, che volevo dire, sondaggio in alto a destra in questo momento in cui vi chiederò come finirà la Spagna-Italia, vince la Spagna, pareggia, vince l'Italia. Detto questo, ragazzi miei, seguitemi su Instagram Gabboman7, perché pubblicherò tante novità sul mio canale, vi terrò aggiornati a 360 gradi. Ciao regà, alla prossima, bella!